Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione. Vediamo subito le principali notizie di oggi. Ieri presso la ditta Fratelli Beretta SPA di Barzanò si è verificato un tragico incidente che si è rivelato mortale per una cittadina di Renate. Il drammatico fatto è accaduto ieri in serata quando la lavoratrice è rimasta schiacciata sotto un macchinario. Sul posto sono soccorsi subito le ambulanze del 118, i carabinieri e i pompieri per poterla estrarre dalla macchina. Si è tentato di rianimarla e di portarla all'ospedale più vicino, ma poco dopo la 47enne è morta. L'ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro che deve fare riflettere. Lo sport come occasione per ricordare la festa del 1° maggio e le tante persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Come Davide Martis di Agrate Brianza, a cui è dedicato un torneo di calcio, ad Agrate appunto, in programma domani pomeriggio è giunto alla sua terza edizione. Il triangolare vedrà sfidarsi sul campo le squadre Amici di Davide, Agrate 1995 e Caralis Cinisello. L'appuntamento è alle 17 presso il campo San Luigi in via Savio numero 1. I sindacati della provincia di Monza e della Brianza festeggiano il 1° maggio organizzando per domenica una manifestazione per ricordare e festeggiare questa festività. L'evento chiamato Il lavoro che unisce il paese si terrà nella mattinata di domenica presso la piazza San Paolo a Monza. Si inizierà alle ore 10 con un concerto di musica rock, poi alle 11:30 ci saranno delle testimonianze sul tema della legalità con l'intervento delle tre maggiori sigle sindacali, la CGIL, la CISL e la UIL, ed infine alle 12 la manifestazione si concluderà con un aperitivo. Un intero mese dedicato alla promozione della lettura. Parte domani il progetto Il Maggio dei Libri in 13 biblioteche e 9 comuni della provincia di Monza e della Brianza. Da Mezzago a Concorrezzo, passando per Agrate Brianza, Arcore, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Giussano, Vimercate e naturalmente Monza. 30 appuntamenti per scoprire il meraviglioso mondo del libro. Letture, mostre, aperitivi letterari a cui unisce l'iniziativa Pagine come Rose in collaborazione con la Casa Circondariale di Monza. Un plauso all'intero progetto del Maggio dei Libri per trasmettere, nelle parole del Presidente Allevi, un messaggio ai cittadini di ogni età. Il libro è un prezioso compagno di vita, dice. Per informazioni e per avere il calendario completo degli appuntamenti potete andare sul sito www.provincia.mb.it. Una delibera di pochi giorni fa ha formulato una domanda di interventi idonei al perfezionamento del tracciato di collegamento tra Saronno e Monza e il Casello di Lazzate. Il Comune propone di modificare il progetto di realizzazione connesso alla pedemontana in modo da garantire una maggiore sicurezza alla viabilità, in modo da garantire appunto una continuità alla pista ciclabile Ceriano dal Pozzo, limitando in tal modo la cantierizzazione del territorio. Rispetto ad altre zone della Brianza molto più popolose, qui la preoccupazione è quella di non sezionare la continuità territoriale tra le aree agricole. La richiesta delle amministrazioni come Ceriano e Lazzate è quella di porre in atto dei corridoi ecologici e predisporre degli strumenti capaci di ridurre drasticamente l'impatto acustico. La delibera approvata dalla Giunta si inserisce in un ampio atto sovracomunale al quale partecipano le amministrazioni di Saronno, Rovello Porro, Rovellasca e Lazzate. Cambiamo argomento perché quanti sono gli abitanti di Vimercate, quanti sono all'estero, quali sono i cognomi più frequenti in città? Queste sono alcune delle domande a cui risponde Vimercate in cifre 2011. L'ultimo annuario statistico degli abitanti, uno strumento prezioso per indagare la realtà del territorio a cura di Spazio Città. Numerosi dati curiosi e interessanti a disposizione dei cittadini tramite il sito del Comune. Emerge che nel 2010 la popolazione residente è di 25.758 cittadini, in crescita rispetto al 2009 con 11.183 famiglie. Molti sono gli stranieri residenti in città, giunti a quota 2.200. E i cognomi, la medaglia d'oro va a Brambilla, il cognome Brambilla seguito da Villa. L'annuario statistico 2010 è scaricato dal sito www.comune.vimercate.mb.it.
Politica masciaghese in fermento dopo la conferenza dei capigruppo avvenuta in settimana. In seguito a questa conferenza, il primo cittadino Emanuele Galimberti si è visto costretto a convocare un'altra seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si terrà questa sera, venerdì 29 aprile alle ore 21, nel piano terra del municipio. All'ordine del giorno ci saranno solo due punti, ma di grande interesse. Prima si parlerà della convenzione tra la Fondazione per lo Sport e il tempo libero per quanto riguarda la gestione del centro sportivo comunale di Via Europa e poi ampio spazio verrà dedicato all'esame e all'approvazione del rendiconto bilancio 2010. Il sindaco invita tutta la cittadinanza a partecipare. Maggiori informazioni sul sito comunale www.comune.bosisio.milano.it. Una passeggiata in bici nelle campagne della Brianza è una mostra mercato con il meglio del nostro territorio. È un evento proposto dall'Associazione Amici della Storia della Brianza Ollus. Coinvolge i comuni della zona est tra i quali Busnago, Vimercate, Oreno e Ornago. Si parte domenica mattina dalle diverse sedi comunali per un'escursione in bici lungo le piste o i sentieri della campagna per ritrovarsi insieme presso il MAST di Vimercate. Ogni gruppo porterà un libro sulla storia del proprio paese, il quale sarà poi inserito nella biblioteca del museo. Dalle ore 12.30 presso la villa sotto casa, appuntamento con il mercatino agricolo Gusto di Brianza Est. Il Comune a favore della prevenzione. L'Associazione Diabetici della provincia di Monza e della Brianza, con il patrocinio del Comune di Carate Brianza, ha organizzato una giornata all'insegna della prevenzione del diabete. L'iniziativa si terrà domenica 1 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30 presso la piazza 4 novembre. Saranno presenti un medico diabetologo e degli infermieri specializzati che effettueranno il test gratuito della glicemia a tutti coloro che si vorranno sottoporre a questo esame. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata alla domenica seguente. Sesta edizione della manifestazione Al di là delle barriere. Domenica 1 maggio all'oratorio di Montesiro di Besana Brianza ci sarà una serata diversa dal solito. In occasione della suddetta manifestazione ci sarà l'iniziativa culturale chiamata La diversità tra poesia ed immaginazione. L'attrice Maddalena Crippa interpreterà le poesie scritte dai ragazzi delle scuole medie dell'Istituto Giovanni XXIII e i brani del romanzo Nati due volte. Inoltre saranno proiettati dei cortometraggi interpretati da persone con delle disabilità e da intermezzi musicali con il duo Il Magazzino Culturale, che eseguiranno brani musicali dei musicisti come Bach e Vivaldi. La serata è promossa dal Comune di Besana Brianza. Al via la stagione concertistica del corpo musicale DAC. Sabato 30 aprile 2011 presso il Palatenda di Piazza Repubblica a Giussano si aprirà la stagione concertistica estiva del corpo musicale DAC con a capo il direttore Davide Miniscalco. L'ingresso è gratuito e lo spettacolo sarà presentato da Rosella Sanvito. Scoprire e conoscere la carismatica figura di Giuseppe Verdi. Domani 30 aprile alle ore 18 a Cesano Maderno verrà presentata presso la sala di Palazzo Arese Borromeo la mostra Verdi e il Risorgimento. È un'esposizione del corpus epistolare del grande maestro totalmente digitalizzato e suddiviso in 6 aree tematiche in cui si cercherà di scandagliare la vita e comprenderne la passione per la musica. La mostra sarà visitabile da giovedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, da domenica 1 maggio a sabato 2 luglio 2011. E per questa edizione è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Grazie dell'ascolto e buona serata a tutti.